Kimba, il leone bianco. Si tratta di una serie animata e manga di Osamu Tezuka, il Disney giapponese, tutti la conoscono. Non per la serie, ma perché si dice che il Re Leone abbia copiato questo film e internet pullula di video che mettono a confronto scene del cartone di Tezuka con quelle della Disney. Anzi, ci hanno scritto pure dei libri e viene usato come grande esempio di film che è stato rubato o accusato di plagio, leggetela come volete. E mi implorate da anni di parlare di questa terribile ingiustizia. E va bene, allora parliamone. Mi dispiace, ragazzi, ma vi hanno presi tutti per il culo! Se proprio dobbiamo parlare di chi ha copiato chi, è Kimba che ha copiato il Re Leone. Allora, quando è vero, mi avete visto in altri video, se la Disney sbaglia, e lo fa spesso, sono il primo a dirlo. Ma tu, persona a caso, che pensa che il Re Leone sia copiato? Beh, non hai mai visto Kimba. E non mi raccontare balle. Lo so che tu che ascolti verrai a commentare senza aver visto il video, così come non hai visto Kimba. Qualche tempo fa, visto che tutto insistevate perché parlasse di Kimba, mi sono informato e ho trovato questo video di Your Movie Sucks e... beh, dopo aver sentito quello che aveva da dire per 2 ore e mezza, mi sono recuperato Kimba. E ora sono sicuro. Sono sicuro di potervi dire che la questione Kimba-Simba è una gigantesca stronzata! Non mi credete? Insultatemi nei commenti come una branca di scemi ritardate, fate pure! Oppure, prendete in considerazione che queste animazioni, quelle che tutti usano per accusare di plagio il Re Leone, arrivano da un film chiamato Kimba, Jungle Emperor Leo, del 1997, ovvero 5 anni dopo l'uscita del Re Leone. A volte, invece, usano addirittura il corto del 2000. E sapete perché si somigliano? Perché quel film non ha niente a che fare con Osamu Tezuka! Per paura di non vendere, hanno scritto ovunque, persino sul DVD, delle frasi ambigue, in modo che tua madre, dovendo scegliere tra la VHS da 40.000 lire della Disney e quella da 500 lire di Kimba, sceglieva Kimba! E non mi venite a dire che le scene arrivano dal manga o cose simili, che in tutto il fumetto non c'è niente del genere, assolutamente, solo un sacco di razzismo, e ce n'è davvero tanto. Allora, perché tutti accusano di plagio il Re Leone? Perché effettivamente ci sono somiglianze sospette. Ma prima di sparare cazzate, vediamo quali. Che poi, mettiamo che fossero copiate davvero. Ad un film lavorano migliaia di persone. Per la scena delle lanterne di Rapunzel sono servite 3.000 persone. Avete idea di quante siano 3.000 persone? Avete idea di quanti abbiano messo mano al Re Leone? Può essere che qualcuno, individualmente, abbia copiato Kimba. Ma chi lo trova? Trova Wall-E, dai! Chi è stato? E soprattutto, che cosa ha copiato? Se no, c'è gente su internet tipo questa. Kimba rhymes with Simba, but the copying goes way beyond that. I mean, just the name is similar. Kimba, Simba, suspicious. A lion cub named Kimba, just like Simba. Already, just by seeing those two names, I'm a bit weirded out about this situation. I wasn't able to find a copy of the movie to watch, but this is all the stuff that I've heard from various sources. We mean, come on, Simba and Kimba? What are the odds of that? No, tesoro mio, Kimba in giapponese si chiama Leo. Solo nel doppiaggio gli hanno cambiato nome in Simba, che significa leone in Swahili, e poi l'hanno storpiato in Kimba, perché effettivamente era un nome che vendeva più giocattoli. Sorpresa! Che poi, nel Re Leone, Mufasa significa re, Rafiki significa amico, Pumba significa stupido, e quindi non è così strano che nei Re Leone abbiano messo la parola leone. Sapete quanti leoni nella storia si sono chiamati Simba? Un po' come i cani che si chiamano Toby o Fido. And was told by me that it's a Swahili name, but Liebiglu said, "Well, Fred, here's the problem. If you tell me that is a generic name, it's a name you hear any time in Africa. It's not a name we can protect. And if we want to merchandise the character, we can't just say Simba. Anybody can call him Simba." Cioè, è possibile che abbiano preso l'idea di Simba dal doppiaggio di Kimba? È possibile. Ma sapete che cos'altro è possibile? Che abbiano preso il nome da Franz von Werra, il nazista che aveva un leone chiamato Simba. Ci sono le stesse probabilità che il nome arrivi dal cartone animato di Kimba o dal nazista. Ma sappiamo bene quale delle due opzioni sarebbe la più divertente. Ma non sono nemmeno le uniche. Per esempio, perché non potrebbe arrivare dal documentario del 28 chiamato Simba, re degli animali?
Ora, vedendo questi video, sembra che il Re Leone e Kimba siano molto simili. Di certo conoscete il Re Leone. Ma che tipo di cartone era Kimba, il leone bianco? Beh, parlava di un leoncino il cui padre muore e lo zio cattivo sale al potere? No! No! Questo è il cartone di Kimba! Sì, guardate la scena, a Parigi! E parla con gli umani! O anche nel vecchio West! C'è una tigre alata in questo cartone! Vi sembra simile al Re Leone? Era un cartone che parlava dell'Africa come un continente selvaggio da civilizzare e a cui imporre la nostra cultura. C'è Kimba! Kimba stesso voleva civilizzare gli animali! In ogni episodio fanno pure un Luna Park degli animali, come se fosse Amparo! E allora come mai ci sono tante immagini simili su internet? Beh, perché forse Kimba ha 1 milione di episodi, sapete no? C'è la serie del 63, il film del 66, la serie del 66, la serie dell'89, il film del 91, del 97, del 2000, del 2009, è un po' come i Simpson. Ci sono così tanti episodi in cui succedono così tante di quelle cose che sinceramente è impossibile persino per la realtà non copiare i Simpson. I Simpson l'hanno già fatto! Ah! Episodio 4F02, la paura fa 90 alla vaschetta della Genesi. Lisa perde un dente, i batteri che ci sono sopra creano una società, poi costruiscono una statua credendola a Dio. Allora? Esatto, allora? I Simpson hanno già fatto tutto, chi se ne frega? Anche le trovate dei Simpson non sono sempre originali. Esatto, pare infatti che quell'episodio sia stato copiato da uno di un'altra serie. Davvero? Quindi non ha importanza se mi viene un'idea, i Simpson l'hanno già avuta. Non è grave in fondo. Abbiamo un leone in Africa. Abbiamo una serie che va avanti da 50 anni. Non esiste una cosa che Kimba non abbia fatto in qualche episodio. Per esempio, tutti parlano della copia di Pumba. Beh, in realtà questo facocero appare per un solo episodio ed è un bambino che scappa dalla madre. Non c'è una singola cosa in comune con Pumba. Che poi lo sapevate che in realtà si dice facocero, non facocero? Hanno cambiato pronuncia solo per il doppiaggio italiano del Re Leone e ora, tutti conoscono quella sbagliata. Allora, c'è per esempio questo episodio, il numero 25. Qual è la trama? Gli uomini decidono di sterminare gli animali cattivi. Sì, cattivi. Per fare spazio a quelli buoni. Sì. E quali sono gli animali cattivi? Beh, gli animali cattivi che decidono di uccidere e sterminare tutti perché sono animali troppo cattivi sono gli elefanti. Non scherzo. Allora, in questa serie gli elefanti sono tutti stronzi tranne il cucciolo che, beh, lui invece è solo ripugnante. Vieni qui, gattino, presto, vieni qui, su. Cosa sei? Quindi Kimba cerca di avvisare gli elefanti. Guardate, aiuto, guardate che l'uomo adesso sta per sterminarvi. Ora basta, eh? Testone che non sei altro, sto cercando di aiutarti, non lo capisci? Un esercito di cacciatori vi sta inseguendo. Va, come ti ho detto, cretino, sei ancora in tempo. E quindi gli elefanti lo pestano. Ma poi arriva l'esercito e decidono di sterminare gli elefanti con gli elicotteri? Ma che cosa sto guardando? E alla fine, a furia di sparare, crolla un canyon che uccide tutti gli elefanti! Cioè, è orribile, è terrificante! Oh no, nulla, fa tutto bene, mi sono ricordato che c'era pure lui con loro. Ok. È una serie che non c'entra niente con Re Leone. Volete dirmi che anche Kimba ha la sua Nala, per esempio? Oh, assurdo! La Disney che inserisce due personaggi protagonisti innamorati l'avrà copiata di sicuro da Kimba, di sicuro avrà dovuto guardare Kimba, un cartone giapponese, per pensare questa cosa che, oh, dobbiamo mettere un love interest per il nostro protagonista. Non avrà pensato a, tipo, tutti i cartoni animati che sono esistiti nel corso della storia dell'umanità. Seriamente... Secondo voi dovevano arrivare a Kimba per poter copiare questa cosa? Non è una cosa che già la Disney ha fatto con Topolina? Il Re Leone, tra l'altro, sappiamo perfettamente che è l'Amleto di Shakespeare. Non è che sia un segreto. E anche Amleto aveva la sua amata, Ofelia. Cioè, non è che sia una sorpresa che la stessa storia abbia gli stessi personaggi. Tipo Claudius, lo zio cattivo che uccide il re, padre di Amleto, per salire al potere. Ma... avrete visto che in Kimba c'è un leone un po' troppo simile a Scar, vero?
No che non lo è, no che non lo è! Questo non è mica il nemico principale, è un leone a caso che appare in così pochi episodi che non fa nemmeno un cameo nel film! Nel film di Kimba, ovviamente. Devi vendicare la mia morte, Kimba, e volevo dire Simba. Anche il fatto di vedere il fantasma del padre che grida «Ricordati di me!» è una scena di Amleto. Eppure mi dicono che l'abbiano copiata da Kimba. Cioè, sinceramente, nella serie Kimba vede fantasmi dei genitori riflessi in acqua, in cielo, in un carillon, nella luna, nella neve, nei fulmini, davanti a lui, ma anche a caso. Ogni tanto Kimba si trasforma in suo padre. È impossibile far apparire il fantasma di un leone senza citare accidentalmente Kimba. E non è stato Kimba il primo a mettere i leoni in cielo di notte, vorrà ricordare, eh? Infatti si chiama Leo. Ma se c'è una scena che tutti citano dicendo che è copiata, è questa. Peccato che quel leone non sia il padre morto di nessuno, ma è solo il finale del film del 91. Ed è una nuvola a caso, che rappresenta un leone a caso, per citare l'ultima pagina del manga. Tanto è vero che appare spesso, e non c'è motivo di pensare che sia un leone in particolare. Potresti interpretare che sia il padre? Certo, se è libertà di interpretazione, potete pensare che sia il padre di Kimba se volete. Va bene, va bene. Ma davvero è di questo che vogliamo parlare? Di quanto la Disney potrebbe aver copiato l'idea da una possibile interpretazione di un singolo disegno, modificandone però contesto, aspetto esteriore, dinamica, aspetto visivo? Ma lo sapete che cos'è un plagio? Facciamo un esempio. 1946. La Warner pubblica Rapsodia in Salmi, dove Bugs Bunny suona la Rapsodia ungherese numero 2 su un pianoforte a coda mentre un topo si trova al suo interno. Sempre 1946. La MGM pubblica Jerry Pianista, dove Tom suona la Rapsodia ungherese numero 2 su un pianoforte a coda mentre un topo si trova al suo interno. Ah. Secondo voi ci sono somiglianze? Secondo voi questi due cartoni sono copiati? Sono stati plagiati? Beh, la risposta è no, perché secondo i creatori di entrambi i cartoni si trattava di una coincidenza. E anche gli storici sono d'accordo, e se vi informaste a riguardo, scoprireste che davvero è una coincidenza. Quindi capite quanto possa essere assurdo parlare di plagio da parte di Kimba, che è l'esatto opposto di questi due cartoni animati, che sarebbe stato sensato se fossero stati plagi, eppure non lo sono? Se esistono le coincidenze per fare in modo che due cartoni animati che escono nello stesso periodo, nella stessa città, abbiano esattamente la stessa trama, con la stessa colonna sonora, beh, se questo è una coincidenza, non ditemi che non può essere una coincidenza che ci siano due cartoni animati con protagonista un leone. Ma sul serio? Poi, mettiamo il caso che il Re Leone avesse avuto tutti i leoni bianchi. Ragazzi, i leoni bianchi esistono. Cioè, non è che siano stati inventati da Tezuka. O anche la roccia dei re. Non c'è in Kimba. Quando vedete un personaggio che sta su una roccia, è a caso il finale di qualsiasi episodio. Alla fine di ogni episodio i protagonisti stanno in cima a una roccia a caso, che non significa nulla, ogni volta una roccia diversa. Ma magari mi volete dire che c'è anche il combattimento tra Scar e Simba. No che non c'è! Ci sono un sacco di scene di gente che cade, perché è il modo più facile per mettere in pericolo i personaggi senza spaventare troppi bambini o mostrare sangue. Quanto sarà facile trovarne uno simile a quello del Re Leone? Cioè, per tutta la serie la gente cade, chiamatelo Kimba il leone che inciampa e cade dai dirupi di Osamu Tezuka! Avete notato che nessuno di questi era il leone con un occhio solo? Quello che dovrebbe somigliare a Scar. Insomma, cioè, ma non è che i precipizi fossero poi un'invenzione di Kimba, eh? Ma nemmeno le tormente, le cascate, gli annegamenti, qualsiasi pericolo tu faccia affrontare a un leone, Kimba l'ha già fatto. E chi uccide il padre di Kimba? Sapete, no? Proprio come il padre di Simba muore, anche il padre di Kimba muore. E chi lo uccide? I cacciatori. E dove inizia la storia di Kimba? Su una nave in mezzo al mare. E da qui in poi non c'è più trama. Ci sono solo tanti episodi a sé stanti. Sì, perché è una serie antologica, ogni episodio è davvero a sé stante, non c'è una trama. Che poi, per tutta la serie si tengono il cadavere del padre e lo usano come sedia o per fare scherzi. Dopo qualche anno lo presentano pure ai loro nipoti. Vi sembra simile al Re Leone? Poi c'è la serie dell'89, che è un remake dell'originale con vari parallelismi. Ora, parlando di questa serie dell'89, c'è questo libro che costa tipo 50 euro,
che dice che sia evidente che il Re Leone abbia copiato Kimba. Per esempio, perché negli anni 80 Roger Allers, uno dei due registi del Re Leone, era in Giappone e lavorava a Piccolo Nemo, Avventure nel mondo dei sogni. E la scrittrice del libro, che è insegnante di legge in un'importante università, sottolinea che il regista probabilmente avrà visto di sicuro Kimba mentre andava in onda in Giappone negli anni 80. Peccato che Roger Allers sia stato in Giappone dall'83 all'85 e il cartone animato Kimba è andato in onda nelle ultime due settimane del 1989, quando il Re Leone era già in produzione. Praticamente Roger Allers se n'è andato dal Giappone ancora prima che iniziassero a pensare di fare la serie animata Kimba. E mentre la serie andava in onda, lui stava lavorando alla Sirenetta, a Oliver and Company e a Il Principe e il Povero. Insomma, mettiamo il caso che davvero avesse copiato Kimba. Di certo non c'entrerebbe nulla col fatto che è stato in Giappone. Che poi questa donna meravigliosa, da come parla, credo che non abbia mai visto né il Re Leone, né Kimba, né in generale un leone. Cito testualmente. L'ambientazione del film e della serie televisiva è simile, un terreno roccioso e non il più comune ambiente desertico tipico dei leoni. Allora, amora mia, tanto per iniziare i leoni non vivono nel deserto ma nella savana, proprio come nel film della Disney, e se lo chiedo a mio nipote di 6 anni lo sa. Al contrario di Kimba, che in alcuni episodi effettivamente raggiunge ambienti rocciosi, così come raggiunge Parigi, ma vive nella giungla in tutti gli altri, tant'è vero che persino il titolo dell'anime è Imperatore della Giungla. E anche nella seconda serie italiana il titolo è Kimba, Avventure nella Giungla. Questo libro da 50 euro non mi pare un granché affidabile come fonte. Cioè, parliamo di un libro che a sua volta cita come fonti dei video di YouTube del 2008 montati con PowerPoint. E cita pure il film del 97, come se avesse cercato su Google per sapere la data del film e avesse preso la prima data a caso senza controllare, l'avesse appiccicata sul libro senza pensare al fatto che se lei sta dicendo che Kimba è uscito nel 97, non può accusare il Re Leone di plagio se quel film è uscito nel 97, anni dopo l'uscita del Re Leone. Stava uscendo il sequel nel 98, quindi immaginate! Quindi, quali sono le somiglianze che dovrebbero portare il film Disney ad essere un plagio? Beh, per esempio le somiglianze tra i personaggi, Zazu e Polly Cracker. Dopotutto Zazu è un maggiordomo che fa da maestro e babysitter responsabile per Simba. Polly invece è un uccello aggressivo che serve solo a far ridere perché è stupido e vuole combattere. Ok, Rafiki e Daniel il babbuino sono senza dubbio più simili di Polly e Zazu. Però Rafiki è un saggio, buffo, stregone, matto che comunica con il cosmo e fa da mentore per Simba. Daniel è un vecchio scorbutico che odia i giovani, anche se a volte dà anche dei buoni consigli, sgridando. Anzi, a volte Kimba lo deve pure salvare. Uguale a Rafiki, proprio. Oh, ma ho già parlato di Scar, vero? Di quello che dovrebbe somigliare a Scar, perché le somiglianze effettivamente ci sono. È scuro. Non come tutti i cattivi dei cartoni animati, eh? E la cicatrice sull'occhio, beh, è un cliché ricorrente dopo tutto. Ma nella serie originale di Kimba degli anni 60, non ce l'aveva la cicatrice. E nemmeno nel manga ce l'aveva. La cicatrice è stata aggiunta nel remake dell'89. E comunque in Kimba tutti i cattivi tendono ad avere una cicatrice sull'occhio, tipo una moda nella giungla a quanto pare. Ma vi concedo di pensare che possa essere stato copiato lo stesso. Dopotutto ha anche le iene come sgherri. In un episodio, uno solo. E una pantera nera, chiamata Cassius. E un avvoltoio. Effettivamente, sia Simba che Kimba sono leoni che hanno perso il padre, che era il re. Effettivamente, giusto? Bene, fine delle somiglianze tra le due serie. E si dovrebbero limitare a un personaggio che appare a malapena in alcuni episodi della primissima stagione in un corto del 2000? E che è così simile a Scar che si sacrifica per salvare Kimba?
E beh, che ne pensano di questa storia i creatori di Kimba? Beh, pensano che il Re Leone non abbia copiato niente a nessuno. Matthew Broderick, doppiatore di Simba, credeva che il Re Leone fosse Kimba. Allo stesso modo, Roy Disney lo chiamò accidentalmente Kimba una volta. Ora, è probabile, anzi molto probabile, che i creatori avessero visto Kimba. Ma ora, con precisione, che cosa potrebbero aver copiato da Kimba? Il cucciolo che deve diventare re e che deve affrontare un lutto e combatte con un altro della sua specie in un grande incendio? Ragazzi, il Re Leone è più simile a Bambi di quanto lo sia a Kimba. E vorrei ricordare che in realtà si chiama Leo, non Kimba. Ma lo so che ancora non mi credete e andrete ancora in giro a dire che il Re Leone ha copiato Kimba, il leone bianco. Ma facciamo un gioco. Prendiamo questo bel fumetto chiamato Simba, re degli animali. I mean, just the name is similar. Potrei accusare Kimba di aver copiato questo fumetto, sapete? Sapete, no? Il nome, Simba, Kimba, molto simile. Poi il fatto che perde il trono a causa di un leone cattivo. Cioè, guardate queste immagini. Chiunque potrebbe fare dei parallelismi. Ehi, Kimba il leone bianco ha copiato questo fumetto del 40, non lo sapevate? È brutto cattivo, Osamu Tezuka ha rubato il film, è evidente, buh! Ma siamo seri? Con qualsiasi cosa in cui ci siano dei leoni posso fare dei parallelismi e dire guardate, ci sono somiglianze. E ovviamente con questo fumetto non ci sono davvero somiglianze, però un buon montaggio ve lo può far credere. Insomma, io posso convincervi di qualsiasi stronzata se la so raccontare. Quindi informatevi, ma informatevi per conto vostro e fatelo bene. Anch'io nei miei video posso fare errori. Voi assicuratevi di non farne. Io sono una delle tante fonti e per quanto mi impegni dovete ragionare con la vostra di testa, non la mia. I video possono tranquillamente essere montati ad arte per prendervi tutte per il culo. E tutti i video che cercano di fare un confronto tra Kimba e Simba lo fanno. E ditemi ancora che il Re Leone è copiato da Kimba e dimostrerete solamente di essere analfabeti a questo punto. Non dimenticate che questo è un male. Credere che il Re Leone sia copiato è un male. Perché il Re Leone riceve tutt'oggi punteggi bassi per colpa di chi crede che sia copiato per ridicolizzare Tezuka. E nelle biografie di Tezuka ormai ci sono scritte praticamente solo cazzate sul Re Leone e forse poi due righe sul fatto che è il padre degli anime. Infine, Makoto Tezuka, figlio di Osamu Tezuka, ha scritto un libro dicendo che non ha senso dire che il Re Leone sia copiato. Volete dare torto a Tezuka per difendere Tezuka da un plagio che Tezuka dice di non aver subito? Oh. Davvero, non è un plagio. Non è un plagio. Basta guardare Kimba e ve ne accorgerete. E comunque vi metto in descrizione il video a cui mi sono ispirato, dove troverete una versione molto più approfondita di tutto ciò che vi ho detto. Preparatevi perché è un video di 2 ore e mezza. Però dice tutto quello che io avrei potuto dire. Quindi per favore ragazzi, diffondete il verbo, fatelo sapere a tutti che non è vero, è una gigantesca bufala montata d'arte il fatto che Kimba e Simba abbiano anche solo qualcosa in comune. Sono solamente leoni che vivono in Africa e hanno un padre morto. E tutti i leoni vivono in Africa, non è che sia sta gran cosa. Quindi dovrebbero essersi copiati perché muore il padre, una cosa che non si è mai vista in un classico Disney. Mai, neanche una volta? Mai proprio? Io non vi dico che non ci sia la minima possibilità che magari qualcuno abbia copiato qualcosa, ma stiamo parlando di questa entità di copiare, ok? Proprio il livello del ma sì, mettiamo una cicatrice anche a Scar, fine. Non c'è altro.